pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calciolani. Buongiorno prof. È sempre un piacere. Piacere tutto mio. Allora ricordiamo a casa, per chi volesse intervenire, che il numero da chiamare è lo 06 37 35 3302, oppure Uno Mattino in Famiglia @rai.it, oppure Facebook o Twitter. Scriveteci dove volete. Ma perché compriamo un pacco di biscotti piuttosto che un altro? Perché invece quando andiamo al supermercato ci dirigiamo verso un determinato reparto anziché magari andare da un'altra parte? Siamo attirati da cosa? In realtà la risposta è proprio qui, dalle onde cerebrali. Esattamente. È vero o no, Marco? Onde cerebrali e anche dove guardiamo. Cioè, più che la risposta è come faccio io a sapere quando ti piace un prodotto, quando no, perché ti piace. E allora dei ricercatori hanno messo insieme due tecnologie. Una che si chiama eye tracking, cioè tracking, sapere dove guardano gli occhi. E un'altra è invece quella delle onde cerebrali. Diciamo che l'hanno messa su una serie di consumatori tipo e li hanno mandati in giro per i supermercati, in questo caso a Roma, e hanno registrato tutta una serie di reazioni. E quindi si è capito, mettendo insieme questi due dati, ovvero dove guardano le persone e quando guardano, che tipo di onde cerebrali emettono. Diciamo che le onde cerebrali sono di due tipi principali, le alfa e le beta. Per capirci, le alfa sono quelle che il cervello emette quando siamo in una fase un po' rilassata, così, no? Com'è tranquilla, la fase rilassata? È un po' così. E beta è quando si è concentrati nel cercare di fare qualcosa, no? Molto si deve apprendere, quindi si studia, quello è beta, no? E allora bisogna capire che quando uno guarda qualcosa, probabilmente, è anche un po' in fase alfa, oh che bello, e quello magari dicono, oh ma guarda, vedi, vuol dire che quel prodotto gli piaceva. Quindi potrebbe essere di grande aiuto alla grande distribuzione, ai produttori, no? Brava, di aiuto per varie ragioni, per il marketing, per capire marketing. Cosa ci piace. E risolviamo un dubbio digitale del nostro telespettatore. Chi c'è in linea? Pronto? Buongiorno, sono Pina da Napoli. Volevo sapere come si fa a scrivere delle frasi sulle foto? No. Allora, come fare a scrivere sulle foto? Sì. Ci sono dei programmi che permettono proprio di fare questo. Quindi li scaricate dall'App Store e potete scrivere le cosine carine, eccetera. Se non ne trovate uno che vi piace, c'è una sorta di trucchetto. Quasi tutti avete l'applicazione di Facebook Messenger, che è quella che permette di mandare i messaggi. Ve lo faccio vedere. Vediamo subito. Sostanzialmente, quando io apro il messaggio... È diventato poliglotto il nostro Esatto. Quando apro un messaggio, posso decidere ad esempio di scattarti una foto. Stai pronta? Vai, aggressiva? Ecco, bravissima. E vedete, nella foto di Facebook, cioè sul messenger di Facebook, ci sono proprio le scrittine qui, AA, dove io posso scrivere qualcosa, scrivo a caso, e poi posso anche magari addirittura fare due disegnini così, guarda. Ecco qua. Ed ecco un modo, poi si può salvare. E il disegnino è trucco. E questo è il suono tipico del disegnino. E me la ritrovo qua, vedete, con la fotina, il disegnino. Aiuto. Tutto. Adesso ecco, me la puoi inviare. Te la invio. Bella, sei grazie, pronta? Marco. Sì, un messaggio proprio intenso. E dopo la macchina che fa il tè, come abbiamo visto nelle precedenti puntate, che fa il tè in 48 ore, ecco un altro esempio di come a volte, ebbene sì, dobbiamo ammetterlo, perfino il digitale sia superfluo. Sì, ma non è più che superfluo, in questo caso è proprio una roba divertente. Cioè, questi qui non volevano fare sul serio, ma per giocare un po' e per fare un po' i goliardici, hanno preso un drone, gli hanno messo sopra un coso, una specie di tre bacchette, che avevano la possibilità di girare con un altro telecomandino. Ma l'obiettivo, tipo videogame, era cambiare una lampadina. Quindi il drone che cambia la lampadina. Esatto. Praticamente il senso era di andare su, un po' esagerato, riuscire a girare. Vedi, è riuscito finalmente. Ne hanno spaccate 47.000. Ecco, appunto, distrutte. È distrutto. Quindi esperimento riuscito andato alla grande. E poi di nuovo ricambiato. È un drone. Beh, erano un po' che scherzavano. Più che dei droni, erano un po' questi due qua, dei cialdroni. Che battutone. Che hanno sostanzialmente giocano con la tecnologia. Visto, mi vengono così, Marco. Dai. Vabbè, comunque un esperimento, ma riuscito, che non ha niente a che vedere invece con i nostri tutorial, anzi con i tuoi tutorial, che riescono tutti, sempre alla perfezione. Perfetto. E allora vediamo oggi cosa ci proponi. Allora, a volte succede che magari il mouse non va, dici, non funziona, è vero, come mai? Perché a volte si cambi le pile. Sì, ma cambi le pile e niente, questo non lo vuoi sapere. Perché?
perché a volte i contatti, cioè qua dentro le mollettine, si ossidano. Ah, si ossidano. Si crea una specie di ruggine in sostanza. E allora come si fa? Dovete sempre pensare che a volte quello è il motivo. E allora si prende un po' di carta vetrata, tac, così. Tac, come c'è? Tac. No, vabbè, fa il sonoro, vi ricordate, Marco, potete, faceva tac. Effetti qualsiasi sonori cosa facesse era Marco tac. Marco Camisani Calzolari. Esatto, c'è quello che fa fatto e io faccio tac. Vedete? E si può grattare così, tac. Si gratta via. E va via questo, ad esempio, oppure a volte capita che la stessa cosa succeda all'alimentatore del computer, con tutta la ruggine qua, vedete che è un po' arrugginito, si vedete, non si vede, però sì, un po' sì, si prende la carta vetrata, questo è il rumore quando è rotondo, effetto sonoro del prof, e diventa, vedete, si pulisce, e avanti così. Basta la carta vetrata, vabbè, potremmo andare avanti oltranza. Ma andiamo avanti ancora uno, l'ultimo, il cellulare, no? Tipo questi qua, che non, magari a volte non si accende, via la batteria. E anche qui i contattini, vedete qua ci sono i contattini, questi qui fanno tricchi 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 tricchi, un altro effetto. Vabbè, ancora basta, me ne e vado. Si puliscono e si puliscono così, però è una roba seria, vedrete. Vabbè, che riuscite quindi anche per il telecomando del cancello, esatto, tutto. Se non avete la carta di credito, la carta di credito, la carta che gratta, come si chiama? La carta grattosa? Ok, non mi viene in mente. La carta vetrata, potete andare a recuperare delle forbici e con le forbici, no, giuro, con grattosa, le forbici grattate, la carta grattosa, ridere, grattate così, che aiuta, oppure qua sempre qua così, tricchi 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 tricchi. Capito? Beh, anche con le forbici. Anche con le forbici. Grazie Marco. Prego. E adesso ti leggo la mail che ci ha inviato Simona. Provo a ritornare seria. Signor, vorrei chiedere se c'è un programma sicuro per radicare il mio dispositivo cellulare, perché vorrei recuperare delle foto e dei messaggi che ho cancellato per sbaglio. Grazie, qui con la manina. Qui, oh. No, qui andiamo sul serio, perché questa sulle cose serie, perché la nostra telespettatrice ha detto una cosa davvero geek, davvero nerd. Cioè radicare? Radicare. Ma allora, che vuol dire radicare? Allora, è la traduzione in italiano di una parola che si usa un po' più spesso tra i very nerd che fanno queste cose, che è root, solo che root non è la stessa cosa, non è brillissimo. Invece radicare suona vabbè, cosa c'è? È in inglese, non è che io ho detto no, è root, no? E non è bellissimo. E allora si usa radicare. Si usa radicare. Che cosa serve radicare lo smartphone? Serve perché gli smartphone, sì, soprattutto di alcuni sistemi operativi, hanno un blocco di base che non permette ad alcuni software di accedere a certe aree del... Se vogliamo sbloccarlo completamente, lo dobbiamo radicare, perché lo dobbiamo grazie, radicare, Marco, prego, e riuscire quindi ad accedere a tutto. Per cui bisogna radicarlo, usare dei software. Andate a cercare quella parola che ho detto prima, cioè R-O-O-T, are, no, root, in modo che si possa, è più facile trovare risultati. A questo punto, quando il telefono è completamente sbloccato e libero, si vanno a cercare sugli vari store i software che si occupano di fare un bel giro nell'hard disk e trovare le cose cancellate, perché in generale dovete sapere che nel mondo del digitale, quando cancellate un file, quasi mai viene cancellato per sempre. È semplicemente, come dire, immaginate un libro in cui io tolgo solamente la voce dell'indice. Cioè il contenuto è sempre là, ma non c'è più scritto che c'è. Quindi con un software che è in grado di andarsene in giro per il libro a leggerlo tutto, trova e ritrova e rigenera quella voce nell'indice che sembrava mancare. Quindi ecco che come mai la signora, la nostra telespettatrice, deve radicare, non usare root, insomma, del telefono e ottenere quindi le foto indietro. E andiamo alla parola digitale della settimana, database, sì, database, che conosciamo tutti in realtà, no? Però certo, molto spesso ignoriamo un po' l'esatto significato. Giusto, è un sistema, sono sistemi per organizzare le informazioni in modo da renderle facilmente accessibili. In questo modo si possono ad esempio fare ricerche, fare modifiche facilmente, a differenza invece di altre forme, tipo non so, in un file in cui che è pieno di dati è molto più difficile cercare i dati, sono cose un po' tecniche, ma diciamo che insomma il database è una grande raccolta di dati, quindi questo prevalentemente è quello che è un database. Marco, invece per quanto riguarda social network e sicurezza, perché molto spesso insomma i nostri figli sono tutelati, anche i nostri genitori, quanto ne sanno esattamente? Ecco, qui sì, vorrei... Allora, noi lo diciamo sempre, genitori, anche se vi sentite lontani dal digitale, dovete comunque farvelo spiegare dai figli, entrare dentro, perché è il mondo in
cui i vostri figli vivono, per cui non potete far finta di niente, dire ma io non ho Facebook, non me ne frega nulla, perché vostro figlio vive lì, no? Quindi dobbiamo occuparcene, e Facebook viene in aiuto a queste esigenze con una pagina dedicata che è facebook.com/ quindi / safety, safety, che ha dentro tutta una serie di informazioni per i genitori, per gli insegnanti, su come prevenire bullismo, episodi di, appunto, di condivisione di foto che non devono essere condivise, insomma, insegnare ai ragazzi, ai genitori e agli studenti, ai maestri, cioè agli insegnanti, come trattare correttamente questo mondo. Quindi seguire i ragazzi online, che è importante. Yes, molto, molto importante. Grazie Marco Camisani, Calzolaria, sabato prossimo! Yeah.